Allora, la partita sarà una partita come tante altre, nel senso che è una partita difficile, perché comunque troviamo una squadra forte, una squadra che abbiamo già incontrato in Coppa Italia, quindi che conosciamo abbastanza. Una squadra che è stata costruita appunto per andare ai playoff. E quindi una squadra agguerrita, una squadra che vuole fare risultato a tutti i costi, ma noi credo che sotto questo aspetto qui siamo ancora più motivati di loro. E quindi sarà una partita difficile come tutte le altre, come quelle che abbiamo fatto e come quelle che andremo a fare. E noi dobbiamo essere solo concentrati a vincerla questa partita qui, vincerla, ma sono convinto che entrare in campo come abbiamo fatto a Trapani, noi la partita domani la vinciamo, ma non è una presunzione. Credo che bisogna anche prendere atto di quello che stanno facendo questi ragazzi, che è tanto, stanno facendo veramente delle cose straordinarie e me lo dimostrano soprattutto in allenamento. Ed è la risposta che ti voglio dare a quello che mi hai chiesto te, come stanno i ragazzi dopo la delusione di Trapani. Loro non sono delusi, sono solo dispiaciuti perché si sono sentiti ancora una volta derubati per il risultato finale. E loro sono molto arrabbiati e vogliono assolutamente ribaltare questa cosa qui, perché continuamente giocare bene, prendere complimenti a destra e a sinistra e poi non raccogliere mai quello che vanno poi a costruire è veramente un peccato. Ecco, proprio in merito, ieri Zanon ci diceva che a livello di gioco, da quando almeno lui è a Terni, non è mai andata così bene. Lui ha semplicemente detto, ha aggiunto anzi, che alla Ternana al momento manca solo una cosa, l'acquisizione a livello generale di cattiveria agonistica, di decisione, anche sotto porta. Concordo Sì. oppure manca anche qualcos'altro? No. Ma lui dice questa cosa qui perché chiaramente è quello che dico è continuamente io, nel senso che io sono convinto di questa cosa che ha detto Damiano, nel senso che noi continuiamo a migliorare sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della fase di non possesso, siamo una squadra compatta, messa bene in campo, costruiamo. Lo facevamo prima, l'abbiamo fatto a Trapani e a Trapani siamo stati molto più incisivi, siamo stati molto più concreti, abbiamo fatto due gol, gli attaccanti soprattutto. Quindi probabilmente è questione proprio di lavoro e di tempo, no? Che ti porta a migliorare. E io continuo a dirlo da parecchio tempo che ha bisogno, non io ma la squadra, perché noi ci siamo conosciuti a fine mercato praticamente. Quindi dobbiamo solo avere pazienza nell'aspettarla questa squadra qui, perché io adesso non ce l'ho la lista, ma io credo che il Trapani su 11 giocatori 9 undicesimi erano over. Noi su 11 giocatori 9 undicesimi erano under. E avevamo solo 2 over in campo. Quindi non è una giustificazione, questa squadra qui comunque fa ancora errori individuali che ci portano poi magari a non prendere i 3 punti pieni, però è un dato di fatto che noi in questo momento qui magari pecchiamo ancora di inesperienza e col passare del tempo secondo me ci miglioreremo anche in quello, perché continuamente a fargli rivedere questi errori in televisione gli rimarranno impresso, non li faremo più, perché noi analizziamo sempre soprattutto le cose negative per andare a migliorarci.